Buongiorno telespettatori di Telequattro e benvenuti a questa anteprima in diretta del nostro telegiornale. La nostra ospite è ehm, Ilaria Romanzin. Che è la eh, organizzatrice, insomma, no possiamo dire coorganizzatrice di, co sì. di eh, Campo Rosso Racconta Storie di confine. È il sottotitolo mm -hmm. di questa che è la prima edizione di questo ciclo di appuntamenti, no? Sì, esatto, è il numero zero. Di quello che vorremmo fosse un appuntamento annuale per portare eh, la letteratura, per portare. Ehm così eh, per far leggere un po' eh, e scoprire libri in quello che è un contesto naturale meraviglioso, eh, cioè il eh, giardino della, della vicinia di, di Camporosso. Allora, diciamo subito che eh, la manifestazione si tiene questo fine settimana, sì. inizia eh, venerdì, quindi venerdì, sabato e domenica, per ogni giorno ci sono, no, allora per venerdì sono previsti due appuntamenti, domenica ne sono previsti, sabato ne sono previsti quattro e domenica ne sono previsti tre, vado un po' certo. diciamo così, a, volo, a volo di uccello. Perché il sottotitolo è storia di confini? Alla storia di confine perché intanto Tarvisio e Camporosso sono, eh, sono terre di confine e, e poi perché eh, sono terre di convivenza di, di popoli un po' come Trieste e quindi è una sorta di, di trade union tra, tra Trieste e, e Tarvisio, il territorio del tarvisiano eh, dove verranno poi esplorate queste, queste storie di confine da tanti punti di vista, eh, diciamo che uno spazio particolare è stato riservato ai bambini, mm -hmm. ai ragazzi, eh, avremo ospite la Costanza Grassi che ci ah, racconterà... Che anche ospite nostra a Trieste in diretta qualche tempo fa. Esattamente, poi presenteremo la guida del Friuli Venezia Giulia eh, a modi diverti, mappe, quindi vedremo la nostra regione eh, non più vista con gli occhi nostri, ma con gli occhi dei bambini. Ah, qua. E, e ci sarà anche una, un illustratore e una, uno scrittore di storie per bambini che è Pietro Nicolaucic. E la cosa bella è che i ragazzini saranno protagonisti con noi di questa manifestazione perché parecchie letture saranno affidate a loro. Ma eh, le storie di confine saranno esplorate anche da un punto di vista naturalistico e da un punto di vista anche della poesia. Con avremo ospite la Mary Barbara Tolusso e, e poi anche il Tribusch che ci racconteranno. Eh, diciamo, un altro punto di vista di quella che è la nostra, la nostra vita di, di popoli di confine. Ecco, sempre più però si va affermando, giustamente era ora, sotto certi aspetti, il concetto di confine non più come eh, luogo o, o entità che eh, divide, ma sempre più come luogo che eh, unisce perché lungo il confine alla fine poi confluiscono uh, realtà e culture. Esatto, è un confine che è appunto cum finis, nel senso uh, sì. di, di unione eh. e non di limas, che deve essere proprio il momento di, eh, di interruzione, di, di muro. È, è un confine però che noi abbiamo anche con noi stessi e quindi eh, proprio con uh, la Giulia Ternicher faremo un excursus nella natura, ma eh, la natura come veicolo per entrare in noi stessi e per superare i nostri confini e vedremo anche come i bambini possono superare le loro paure e quindi i loro confini e affrontare la vita in maniera completamente diversa. È bello anche eh, il fatto che proprio il, il primo giorno, assieme a Mary Barbara Tolusso, eh, iniziate anche con la poesia. La poesia è sempre... Un, come dire adesso per l'amor di Dio è sempre uno scoglio no? nel senso non è, un, è una lettura semplice non, mol, non tanti leggono poesia proprio perché ci vuole una predisposizione d'animo diciamo così molto, molto particolare vero è che più, di, più della letteratura diciamo più dei romanzi e più dei saggi la poesia consente di riflettere in maniera diversa, stavo per dire meglio, ma in realtà non è così, in maniera diversa, su determinati concetti. E il concetto di confine che unisce ma non divide è uno di quelli che forse maggiormente si prestano a questo tipo di esatto. analisi. Esatto, è proprio il fatto di essere accompagnati nella lettura delle poesie e anche nella, dalle parole dell'autrice stessa. Quindi, la rassegna ci permetterà di andare eh, dietro quello che è eh, la realizzazione di, una, di un romanzo, di un libro o di un disegno, eh, sentire un po' che cosa ne pensano gli autori, eh, le curiosità e eh, soprattutto il contesto. Ecco, ci tenevamo tanto a portarlo in quel contesto un contesto naturale, un contesto dove le Alpi Giulie ti, ti abbracciano, ti accolgono e con questi prati sterminati con, con il verde che quindi eh, ci, aiuterà, ci aiuta in questo e, e tanto ci ha aiutato veramente eh, le autorità locali mm. e i tardiziani perché il campo rossiano soprattutto perché hanno partecipato con un entusiasmo eh, potrei dire veramente travolgente eh, si sono tutti eh, operati, tanto che è stata organizzata una mostra a mercato con uh, l'esposizione di libri antichi, di libri antiquariato eh, per, per l'occasione, e eh, con la degustazione di prodotti tipici, quindi tutte le sfaccettature del territorio, eh, dalla cultura al sociale, perché saranno presenti più, uh, più esponenti di varie comunità e eh, anche la parte turistica che insomma è il, il cuore della è, è sempre più ehm, necessario no? quando si organizzano appuntamenti come questi, verrebbe da dire a maggior ragione quando si organizza un numero zero, un'edizione un, un zero, ehm, cercare di inserire l'appuntamento stesso in un contesto che sia più ampio del dell'appuntamento stesso devo ripetermi sì. dell'appuntamento stesso, cioè che coinvolga anche il, il territorio nelle sue varie ramificazioni e sappiamo benissimo che soprattutto per una realtà come quella del Friuli Venezia Giulia il territorio è rappresentato anche dalle tradizioni enogastronomiche e da questo tipo di collegamento fra, fra il luogo e eh, e chi poi viene come turista o come eh, spettatore di questo tipo di iniziative. Certo, infatti è proprio quello che abbiamo tentato di fare, di mettere insieme tutte le anime del territorio eh, per far scoprire anche a chi a Tarvisio non, non ci è mai venuto eh, oppure a Camporosso eh, quali sono le, le caratteristiche e poi per dare la possibilità di, di visitare, di esplorare questo, questo territorio, questa, questa parte della nostra regione al confine dove eh, veramente le, le etnie e le popolazioni convivono tranquillamente e c'è una collaborazione unica. Quanto ci avete messo per organizzarlo? Cioè, quando ti è venuta l'idea? Come l'avete... Eh, come dire poi messa nero su bianco quanto, quanto, da quanto ci lavorate allora eh, ad essere sinceri è un sogno nel cassetto eh, è un sogno che, che è nato il momento in cui Emilio Menguzzato ed io abbiamo cominciato a collaborare nella uh, realizzazione della, del nostro magazine uh, Yes che è partner dell'evento e in tutte e due eh, avevamo questo desiderio di portare una rassegna letteraria eh, a Tarvisio. Poi per un po' l'avevamo lasciato perdere perché il Covid e le cose e finalmente adesso ho detto vabbè partiamo. E ci abbiamo messo in realtà relativamente poco perché la collaborazione di tutti è stata immediata. Eh, si sono spesi tutti per, per la realizzazione di questo, di questo evento eh, che coinvolge un po' tutta, tutta la vallata. Ecco... In... Parlare di eh, letteratura è un conto, parlare di letteratura per ragazzi è un altro, eh, è un altro paio di mani che verrebbe a dire per tutta una serie di eh, ragioni abbastanza, mh, abbastanza intuibili, non ultima quella eh, che può essere in qualche modo collegata anche al teatro per ragazzi del quale abbiamo parlato ieri perché i, I ragazzi e anche già i bambini quando diventano lettori, quando diventano pubblico, eh, non si fanno prendere in giro facilmente, no. sono molto esigenti, sono eh, appunto non, eh, non la fanno passare liscia a, a, a nessuno. Quindi da un certo punto di vista desumo sia più complicato per certi aspetti, ma alla fine anche molto affascinante. Sì. Beh, vedere quegli occhi che si illuminano è sicuramente qualcosa di, di meraviglioso, eh, però sono effettivamente molto taglienti, molto critici quando qualcosa non va e quello che abbiamo notato è che sono in grado di cogliere degli aspetti eh, che noi non cogliamo. Quello che per noi sembra banale, per loro è estremamente importante e, e sono osservatori attentissimi però abbiamo voluto ehm, coinvolgere più, eh, più autori per cercare di dare un'offerta a, certo sì. eh, a tutte le persone che in questo momento o sono o verranno eh, nel, nel territorio così da avere una, un target più, più vasto e più completo. Sai, non la storia di una lettrice di, della saga di Harry Potter che quando uscì il quarto libro scovò un errore. Eh, lo segnalò alla, alla casa editrice e la casa editrice dovette ristampare Ristampi. le copie perché c'era un errore. Pensa a quelli che hanno la copia diciamo, con l'errore, diventa un po' come il gronchi rosa, eh beh, sì, della, esatto, della una specie eh. di un collector's item, come, come si dice. Allora, eh, c'è anche spazio per la musica? Sì, la musica accompagnerà eh, gli eventi del sabato perché vogliamo che sia veramente una, una festa. Una festa, speriamo che il tempo ci assista. In caso di maltempo, comunque siamo organizzati. Lo possiamo, tutto il festival viene fatto al, all'interno, eh, al chiuso, quindi ci sarà la possibilità di, di, di far tutto, ma eh, il contesto sicuramente con il, sole, con il sole cambia, come sempre. Allora, tra l'altro, eh, ci saranno anche, eh, leggo nelle note, appunto, per quanto riguarda il collegamento con il territorio, sarà possibile anche. Visitare delle bancarelle di artigianato, insomma, eh, l'evento è proprio nettamente inserito. Non cade sì. dall'alto: ecco, no, assolutamente no. Cade, è stato inserito nel territorio e nasce veramente dal, dal cuore, dall'entusiasmo di tutti noi che lo stiamo, che lo stiamo organizzando. Allora, eh, Storia di confine, rassegna letteraria. Si svolge nel giardino del consorzio agrario vicinia, sì. si, pronuncia, si pronuncia così, a, a Campo Rosso. Eh, dicevamo che inizia eh, venerdì, eh, sabato è il giorno più ricco di, eh, di appuntamenti perché ce n'è uno già alle 11, poi anche domenica ce ne, sono, ce ne sono tre. Qual è quello a tuo giudizio più strano? In... Ti aspettavi questo, no? no. no eh, <ride> Come sempre sei in grado di spiazzare. <ride> eh, beh, forse quello più strano è rappresentato dalla, eh, dal romanzo dell'Adriana della Iacono. Perché eh, lei è, eh, in realtà è siciliana e quindi ah. il fatto di, di avere una siciliana, eh, questo collegamento. Eh, e possiamo dire che la cultura unisce, la lettura unisce, quindi nord-sud ed è anche interessante perché lei eh, va a fare un'analisi in quella che è un po' la nostra società e nei pericoli che la nostra società, vittima completa o parzialmente completa, della, dei social, della, eh, dei rischi che stiamo, che stiamo correndo. Eh, abbiamo anche voluto puntare molto sul, sui ragazzi, sui giovani. Eh, proprio per far vedere loro che esiste un mondo eh, che comunica oltre i 250 caratteri e, e oltre l'emoticon <ride> per cui Questo... questa è una speranza così, un, eh. diciamo che abbiamo piantato, piantato un seme, un seme. Eh, visto il territorio speriamo che speriamo che, che, appunto, che il seme dia frutti perché esatto. è, è bellissimo leggere cose brevi eh. eccetera. però è anche bellissimo rimanere fermi un mese, due mesi, anche sui miserabili, insomma, quindi sì, ho detto il primo titolo che mi è venuto in mente. Allora, ricordatevi, eh, Campo Rosso racconta storie di confine a partire da venerdì 25 agosto fino a domenica 27, due appuntamenti venerdì, quattro appuntamenti sabato e tre appuntamenti la domenica. Grazie a Daria Romanzin, che è la coautrice del, della rassegna, Buon, buon, buon lavoro, che credo sia Grazie. la cosa migliore in ogni, in ogni caso da augurare. Noi adesso andiamo in pubblicità, poi ci vediamo alle 13.20 con il telegiornale. Più tardi non andate via. Telespettatori Tele4, buongiorno, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Sono stati portati all'inceneritore e distrutti definitivamente i panetti di droga sequestrati durante l'operazione Geppo della Guardia di Finanza, un'operazione di sicurezza imponente, quella organizzata appunto dalle fiamme, dalle fiamme gialle. Vediamo. Un servizio di sicurezza imponente, predisposto dalle fiamme gialle, ha consentito la distruzione definitiva di 2.149 panetti di cocaina, parte delle 4 tonnellate 300 quintali di stupefacente sequestrato fra il 2021 e il 2022 nel corso dell'operazione Geppo, che aveva portato all'arresto di 38 persone fra Italia, Colombia e altri paesi europei e al sequestro di circa 2 milioni di euro in contanti. Il narcotico è stato trasportato all'inceneritore, coinvolgendo anche i mezzi navali del Corpo per l'attività di smaltimento, che segna le fasi finali dell'importante azione investigativa, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, che aveva visto gli uomini della Guardia di Finanza di Trieste portare a termine un'indagine importante soprattutto per il numero di operazioni, con il coordinamento del PM Federico Frezza, 19 sotto copertura, in cui i finanzieri erano riusciti a inserirsi. Nei gangli delle associazioni criminali coinvolte. A disposizione dell'autorità giudiziaria resteranno ora piccole percentuali di campione dello stupefacente sequestrato, necessario per le fasi processuali che dovranno ancora svolgersi. Nei confronti di 23 imputati sono già state emesse condanne a pene detentive notevoli, fra i 4 anni e mezzo e i nove mesi di reclusione, in gran parte in seguito a rito abbreviato. Per 11 di essi le condanne sono già divenute irrevocabili, a testimonianza della validità degli schemi investigativi adottati nel corso dell'operazione. E sono arrivati i quadri elettrici per la galleria di Piazza Foraggi. Il sindaco ha anticipato che per l'installazione e i seguenti collaudi i disagi saranno ridotti al minimo. Non ci saranno ulteriori disagi al traffico nella galleria di piazza Foraggi per l'installazione dei quadri elettrici appena arrivati e i seguenti collaudi cui sarà sottoposta la galleria. Lo chiarisce il sindaco di piazza nel consueto collegamento mattutino di Telequattro in sua compagnia. Sindaco, i quadri della galleria di piazza Foraggi? Sì, sono arrivati, stanno montando naturalmente. No, quello che non condivido, avevo detto ieri alla stampa che cercherò di fare di notte il collaudo per cui ci sarà la, una chiusura di notte in, per non spostare gli autobus eccetera cercheremo di fare così per cui ho letto Chiusure giornaliere, chiusure notturne, ma di cosa stanno parlando? Gli impianti serviranno a completare e quindi chiudere il cantiere dell'infrastruttura che dall'11 luglio è stata riaperta ma che vive ancora oggi della limitazione alla velocità fissata a 30 km/h e l'interdizione al passaggio di pedoni, biciclette e monopattini nelle corsie laterali realizzate ad hoc. C'è da fare un collaudo, ma insomma lo fare, cercheremo, cercheremo di farlo di notte per non creare problemi che ne, ne abbiamo già creati tanti ai cittadini che continuano a chiedere scusa, ma adesso funziona tutto, per cui avanti così. Eh, dovremmo essere collegati con la sala operativa della polizia locale dove ci attende l'ispettore capo nello Schillani. Buongiorno. Sì, buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Le cedo subito la linea, ispettore. Sì, bene, allora siamo ancora in periodo estivo, quindi una mattinata abbastanza tranquilla per noi sul fronte del traffico e abbastanza scorrevole in centro città. Qualche rallentamento naturalmente nella riviera di Barcole, sul via di Miramare, visto il caldo notevole che abbiamo in questi giorni. Nonostante tutto, sono già ripresi però alcuni cantieri da lunedì. Ricordo che la via Campanella a altezza 565 è stata chiusa, quindi dalla via Costa Lunga Bazzarini verso la via Patrizio la strada risulta chiusa escluso appunto i residenti, le zone non facilmente accessibili. Per quanto riguarda questa mattina c'è stato un scavo urgente per una parità nella, riguardante la ciega, si inviava il maula 19 sono stati fatti gli spostamenti dei veicoli e al momento c'è un restringimento di carreggiata, però si transita in entrambi i sensi di marcia. Per il pomeriggio non ci sono manifestazioni neanche per la serata che vadano a influire sulle viabilità ordinaria e quindi non avrei null'altro da aggiungere rispetto a quella linea. Grazie Ispettore Schillani, buona giornata e buon lavoro, rimaniamo in ambiente Polizia Locale. Eh, fuggire dal luogo di un incidente dopo averlo provocato comporta la denuncia per fuga ed omissione di soccorso e quindi un processo nonché spese legali. La polizia locale lo rileva dando notizia di due episodi accaduti nei giorni scorsi. Se il responsabile di un incidente verificatosi in via dell'Eremo all'incrocio con via Rossetti si fosse fermato, avrebbe ricevuto soltanto la sanzione per guida in senso contrario ed omessa precedenza, le infrazioni alla base del sinistro. Essendosi però allontanato, oltretutto nonostante il conducente e il passeggero minorenne della moto coinvolta fossero feriti a terra, avendo la polizia locale raccolto elementi sufficienti per la sua identificazione, nei suoi confronti è scattata anche la denuncia per fuga e omissione di atti di soccorso il che porta ad un processo e alle relative spese legali. La polizia locale ricorda che allontanarsi senza soccorrere i feriti o senza lasciare i propri dati è sbagliato, oltre modo scorretto, ma soprattutto peggiora la posizione del responsabile nei confronti della legge. La polizia locale rileva il 90% degli incidenti in città ed in caso di omissione di soccorso investe le proprie energie per rintracciare il responsabile, come è accaduto in Via dell'Eremo, ma anche in Via Fabio Severo in quel caso, le indagini sono risultate un po' più complicate, già che la proprietaria del mezzo risiede apparentemente fuori città. Attraverso gli elementi raccolti sul posto e l'ausilio delle telecamere, la polizia locale ha appurato che il veicolo era ancora in città ed effettuava una serie di percorsi abituali, tanto da consentire ad una pattuglia di intercettarlo e fermarlo. Anche in questo caso, nei confronti della responsabile, non la semplice sanzione per l'errata manovra alla base di quanto accaduto, ma la denuncia per fuga. E omissione di soccorso. Domani a partire dalle 21.05 Telequattro trasmetterà l'amichevole della Triestina con la formazione carsica del Primorie. Appuntamento dunque per un altro test di avvicinamento al campionato da parte dell'Unione. Alle 21.05 su tele 4. C'è stato intanto il primo test stagionale per la pallacanestro Trieste. Ieri sera davanti a 1350 tifosi. La squadra di coach Christian ha perso 73-84 contro la forte formazione collegiale americana della Brigham University. Troppo presto per i giudizi, troppo presto forse anche per un'amichevole aperta al pubblico. Dopo quattro giorni di allenamento, la vernice stagionale al Palatrieste consegna la vittoria ai Cougars della Brigham University 73-84, il finale. E le prime embrionali indicazioni sul da farsi allo staff tecnico nostrano. Dopo uno start debordante della formazione dello Utah che lascia i biancorossi per 5 minuti a quota zero, la squadra di Christian fa fatica a reagire e dimostra di essere ancora imballata dopo le prime sessioni di lavoro e ruziera ad indicare la retta via con un parziale di 5 a 0 rispondendo alle triple di Jackson Robinson nome da tenere sul taccuino che ne metterà 26 complessivi poi gli squilli dei due tiratori veterani Ferrero e Filloi designati a tenere in mano il pallone quando scotterà cioè nei momenti decisivi della stagione a cui si somma a ruota la poliedricità di Candussi nel suo gioco lontano e vicino a Canestro il 29 a 25 di parziale nel secondo quarto e la Cosa migliore della partita. La differenza di atletismo con i collegiali americani è evidente, specie considerando l'assenza di Justin Reyes impegnato al mondiale con il Porto Rico. Nella ripresa, Trieste cede definitivamente agli americani di fronte a una pioggia di triple, giocatori che militano nella Division 1 della NCAA. Cefilloi con sette punti in fila a resistere e tanto fiato ancora mancante nei polmoni della squadra in fase di primo rodaggio. Nell'ultimo quarto, spazio anche ai ragazzi delle giovanili da. Davanti agli oltre 1300 fedelissimi accorsi a palazzo nonostante il caldo da Bollino Rosso. Ora c'è tempo per lavorare e, tra i mille tasselli da mettere a punto, c'è la posizione in campo di Brooks. Chiaramente a suo agio da playmaker, ma non certamente da guardia, considerando però che nel ruolo c'è Bossi come alternativa a Ruzier. Stefano, peraltro, tenuto precauzionalmente in panchina per un affaticamento muscolare. La gran quantità di granchio blu che viene pescato nell'Adriatico ha messo da tempo in allarme i pescatori che oggi, eh, che ogni giorno si trovano con una quantità spropositata di tale esemplare che oltretutto stanno alterando e eh, non poco l'ecosistema marino. È sulla bocca di molti, non solo in senso figurato, il granchio blu o granchio reale blu, granchio azzurro o Callinectes sapidus, a voler utilizzare la terminologia corretta. Si tratta di un crostaceo originario delle coste atlantiche di tutto il continente americano, dalla Nuova Scozia fino all'Argentina. La specie è divenuta famosa poiché da qualche tempo ha invaso il Mediterraneo e l'Adriatico in particolare, essendo stato il granchio trasportato dalle navi commerciali proprio fino alle coste europee. Il fatto che questo animale sia onnivoro e che abbia un'altissima capacità riproduttiva lo hanno reso un produttore problema in primis per l'ecosistema marino ma anche per i pescatori che oggi si ritrovano con un pescato fortemente condizionato da questo granchio e l'assenza di altre specie marine come le vongole. È andato sulla bocca di tutti forse perché stanno pescando parecchio, non, la gente non lo conosce perché non è un granchio delle nostre zone, viene pescato e viene pubblicizzato per, per consumarlo, non è un granchio autotomo del nostro golfo, è stato importato e ha trovato presumo il fondale o l'acqua che riesce a non ha predatori naturali, di conseguenza è molto invasivo È molto ghiotto di vongole veraci Sta facendo l'istruzione delle vongole, sta mangiando tante vongole. Il pescatore, quando le pesca, purtroppo trova più granchi che vongole e deve in qualche maniera comunque compensare quello che lui ha lavorato. Il governo, in tal senso, ha stanziato quasi 3 milioni di euro per combattere l'invasione del granchio blu. La soluzione al momento, da parte dei pescatori, è quella di pescarlo e venderlo. Vedo che la gente comincia a conoscerlo, vi fa le domande. Ah, questo è il famoso granchio blu, però per, la consum per consumarlo. Qualcuno che ha provato si è trovato molto, molto bene. Se la gente non, non lo mangia, il pescatore lo prende o lo ributi in acqua che è vivo, siamo al punto di prima, o buttarlo via morto non ha nessun guadagno, non ci rimette. Infine, occhio ai prezzi: godendo in questo periodo di una pubblicità molto spinta, c'è chi ha aumentato il costo al chilo per l'esemplare, superando i 10 euro, che oggigiorno è circa il prezzo medio riscontrato in Italia. Chiudiamo come sempre con il meteo, l'anticiclone nordafricano persisterà sul Friuli Venezia Giulia fino a domenica, in seguito affluirà aria più fresca dal nord Europa. Per domani si prevede cielo in prevalenza sereno e farà ancora molto caldo. Sulla costa al mattino soffierà Borino a est, <ride> scusa. Borino a est che favorirà... Minime elevate, in giornata 20 a regime di brezza, sui monti nel pomeriggio si avrà qualche annuvolamento locale. Noi ci vediamo alle 18 con Trieste in diretta, 19.30, l'edizione serale del telegiornale. Buon proseguimento e a più tardi.